di salire sul treno, fate scendere i passeggeri in arrivo. Buongiorno Ito. Ciao Ito, grazie per l'altro giorno. Ciao Ito. Ciao Ito. Ito, giocherai di nuovo nella nostra squadra? Certo. Oh. Peccato. Sono già fidanzato con Kyoko. Perché tutte le ragazze hanno un debole per lui? Quando la smetterai di fare il cretino? Maledizione! Ma chi la vuole una ragazza? Preferisco la morte piuttosto che amare una donna! Avete capito? Cosa? Mitsuhashi ha una ragazza? Deve essere certo uno scherzo, è di pessimo gusto. Ah, lui è una specie di porco, lo sanno tutti. Chi è la poveretta che ha dato retta ad un porco? Ma sai, è una ragazza che si è appena iscritta al nostro liceo. E allora? E allora forse non lo sa ancora che lui è un porco, non l'hanno ancora informata. Comunque sia, non mi interessa, sono affari della ragazza. Hai ragione. Ehi, ma cosa... Imai, non starai attaccando un po' troppe etichette per caso? Sta zitto, so benissimo quello che faccio, ci vuol ben altro per farmi distrarre. Va bene, non ho mai detto il contrario. Per me può decidere di maltrattarla quella ragazza o anche di sposarla, non sono affari miei. Insomma, io non capisco, Imai, se non ti interessa, perché la vuoi vedere? Che cosa? Guarda che non hai capito, noi stiamo passando per caso. Ah sì? E allora perché dobbiamo nasconderci come ladri? Perché dobbiamo, voglio dire... Ah, sei tu Mitsuhashi, ma cosa... Ma cosa? Non capisco, che fai? Mitsuhashi, vieni fuori! È inutile che ti nascondi! Sì, è davvero inutile! Non mi sfuggirai questa volta! Oh. Eccomi! Ti ho beccato! Oh, mi spiace tanto! Che carina! Imai, no! Imai! Avanti, riprenditi! Imai! Imai! Che cosa sarà questo dolore che sento nel petto? Non saprei, forse ti sei rotto una costola o due. No, no, ti sbagli. Sono le inesorabili frecce di Cupido che hanno colpito il mio cuore come un bersaglio. Non lo vedi tutta questa luce di amore e di speranza che inonda la città? No, non vedo nulla. Oh, Tanigawa. Che cosa vuoi? Questo incontro è stato voluto dal destino. Domani mi dichiarerò. Ah, bene, finalmente. Ora sì che ti comporti come un vero uomo. Già. I tarocchi dicono che domani è decisamente il mio giorno fortunato, perciò... Ehi, sei tu, Ito? Oh, ah, sì, ciao, Rico. Ma che cosa ti prende? Sembri in imbarazzo. Ne avrà combinata un'altra delle sue, ci scommetto quello che vuoi. Sta zitto! Mitsuhashi, dove è finito? Se l'è squagliata senza pulire l'aula.
Serve qualcosa? No, niente, è che... Ah, ho capito, è che devi uscire con Kyoko. È inutile che diventi rosso come un peperone. E va bene, non andrò a fare la spia Mitsuhashi, ok? Non lo farai, oh, ti ringrazio. Comunque, non riesco davvero a capire come fai a trovarlo simpatico. Te lo spiegherò un'altra volta, Ryo. Adesso devo andare, ci vediamo. Ito! Oh? Mm? Dove cavolo sei? È un pezzo che ti sto aspettando. Oh, ciao, non è che per caso avete visto Ito? No, no, io non l'ho visto. Mitsuhashi, hai saltato il turno di pulizia e dove stai andando? Mi sembra che sia abbastanza evidente, Ryo. Sto cercando Ito. Ehi, Ito, dove sei? Che razza di imbecille. Ho detto che devi chiedere scusa. Di un po', con chi credi di avere a che fare, bambola? Ditemi voi piuttosto, perché l'avete colpito così, perché? Perché non ci piaceva per niente la sua faccia, va bene così? Maledetti, è proprio per colpa dei delinquenti come voi che questa città si è rovinata. Che cosa? Prova a ripeterlo. Brava, fantastico, sei fortissima! Ma chi è quello? Boh. Te la cavi bene per essere una ragazza, davvero? Hai preso lezioni? Lei si chiama Riko. Ora, giusto perché tu lo sappia, frequenta la scuola di karate a Kasaka. E non è la ragazza che fa per te, chiaro? Ah. Già, se questo non ti bastasse, allora sappi che non sopporto i pagliacci che si tingono i capelli di biondo. Accidenti, ma che modi, non è gentile da parte tua. Dimmi una cosa, parli sempre così alle persone che vedi per la prima volta? Dipende dalla persona. Cioè? Hai assistito al pestaggio senza muovere nemmeno un dito, significa una cosa sola, sei un vigliacco. Stai attento. E adesso ti farò a pezzettini. Tu che cavolo vuoi? Sì, è vero che sono un tipo particolare, infatti si dice in giro che io sia bugiardo e perciò inaffidabile. Ciò nonostante non è giusto chiamarmi vigliacco così, senza nemmeno conoscermi. Che cosa fai? Beh, ti ringrazio moltissimo. Lascia stare, in fondo non ho fatto proprio niente di speciale, ciao! Strano tipo. Mai, sta arrivando. Ah, sì? Non vogliamo lasciar perdere. Non se ne parla neanche. Voglio dichiararmi. Voglio farlo subito. Sono un uomo. La tua presenza è l'alba di un nuovo giorno. È un raggio di luce che illumina e vince la notte scura. E questa tua luce è talmente forte da poter trasformare...